Beh, veramente un grande onore. Ringrazio il magnifico e amico Roberto per l'invito e per la presenza, per aver ospitato la CRUI oggi, la mia prima CRUI come presidente dell'Assemblea, in occasione di questa celebrazione così importante dei 100 anni dell'Università di Trieste. Io sono stata molto contenta di tutte le parole che ho ascoltato e anche dell'inno, perché appunto sorprendi la sorte. Quale invito più importante per tutti noi che dobbiamo davvero agire per sorprendere la sorte, per cambiare le cose che abbiamo di fronte. Io ricordo che questo momento e questi anni per i nostri ragazzi, ma anche per tutti noi, sono stati anni molto difficili. La pandemia, la crisi sanitaria e poi i cambiamenti che la studentessa ha ricordato, geopolitici internazionali, la guerra, insomma, la crisi delle materie prime, il caro energia, il caro materie prime, insomma, possiamo fare un elenco di tutte le cose che negli ultimi anni ci sono successe. E però siamo qua. Siamo qua e la domanda che come proprio rappresentante, presidente del sistema universitario italiano ci pongo è: ma qual è il ruolo del sistema universitario oggi, in questo momento? Perché è così importante, chiediamo a grande voce alle istituzioni nazionali di investire sui giovani, sui ragazzi? Beh, ce l'ha detto cantando il coro, perché dobbiamo sorprendere la sorte. Qual è la libertà, il potere che noi possiamo dare ai nostri ragazzi se non quello di un'autonomia di pensiero, di una capacità critica, di essere insomma coscienti, scienti e consapevoli di sé? Io credo che noi dobbiamo davvero renderci conto che il sistema universitario, questo è molto chiaro negli altri paesi, ma nel nostro lo è meno, e quindi è bene dirlo ad alta voce. Il nostro sistema universitario è l'unica possibilità per questo paese di crescere in maniera sostenibile nel nostro futuro. Perché lo dico? Beh, io sono un'economista, noi insegniamo, no, ai nostri studenti che i motori della crescita sono da un lato il capitale umano e la nostra capacità formativa, l'innovazione nella didattica, che non è un'alternativa tra modalità innovative, della didattica e modalità, come dire, in presenza. Le due cose devono condividere, devono convivere ovviamente. Quindi la capacità formativa dei nostri atenei a livello di triennale, magistrale, dei percorsi di dottorato, la nostra attività di orientamento con i ragazzi, con i bambini da quando sono molto piccoli, la nostra capacità di formare coloro che già sono sul mercato del lavoro, con master, con attività di alta formazione. Gli atenei non sono una cosa fissa, statica, antica. Gli atenei crescono con la società e anzi noi dobbiamo assolutamente accettare questo ruolo di leadership e di leader nel processo di cambiamento della nostra società. Il secondo motore di crescita ovviamente è l'innovazione, e qui a maggior ragione sorprendiamo la sorte, perché l'innovazione, la buona innovazione, viene dalla ricerca. Non c'è innovazione tecnologica senza la ricerca. E quindi un lavorare di concerto, un collaborare tra gli atenei, le industrie, il mondo privato, le istituzioni pubbliche, ecco, questi attori devono collaborare tutti insieme perché noi possiamo formare al meglio i nostri ragazzi, ma poi se sul mercato del lavoro sono pagati troppo poco, questi ragazzi ovviamente scappano dal nostro paese. Quindi dobbiamo chiedere. A gran voce al nostro sistema produttivo, a tutti noi di investire davvero, di credere davvero sui ragazzi. Una parola sul dottorato. Io racconto spesso, io sono stata a lungo negli Stati Uniti, dove quando hai un dottorato sulla tua carta di credito c'è scritto il mio lunghissimo cognome, Gianna Tuoni, che è questo, insomma, Giovanna, PhD. C'era un riconoscimento sociale che addirittura arrivava ad essere scritto sulla carta di credito. Ecco, qui sembra in Italia, no, che fare un dottorato di ricerca sia, come dire, allungare, no, il periodo di così, scelta del proprio futuro. No, questi ragazzi sono i leader all'interno delle imprese, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni internazionali dove andranno a lavorare e vanno pagati e considerati per quelli che sono e per quello che hanno investito nei loro anni di studio. Quindi il percorso da fare è lungo, i cambiamenti da fare sono numerosi, ma noi attraverso un investimento e una trasparenza sulla didattica, sulla ricerca, sulla terza missione, io ricordo quanto, oltre al trasferimento tecnologico, gli atenei fanno in quella che oggi chiamiamo quarta missione, cioè il public engagement, il lavorare con le scuole, con i ragazzi.
Insomma, c'è molto da fare, insieme lo faremo. E io voglio chiudere ancora una volta davvero augurando a questo Ateneo, dal quale dobbiamo imparare tanto, perché quando si parla di internazionalizzazione, l'internazionalizzazione non sono soltanto il numero di studenti che noi accogliamo, l'internazionalizzazione è il modo in cui noi li accogliamo, l'inclusività, il comprendere che l'altro, nella sua differenza culturale, di religione, sociale, di background, ci dà qualcosa in più come noi lo diamo a lui. E in questo l'Università di Trieste davvero può insegnare molto a tutto il sistema universitario. E quindi evviva le università italiane, evviva l'Università di Trieste. Auguri!